Leggendo, sfogliando questo libro, proprio in previsione di questo incontro, mi sono chiesto che cosa potevo dire utilmente che contribuisse un po' al dibattito che giustamente si va facendo intorno alla questione del dottorato. Credo che la cosa più onesta sia, dopo come dire, alcune considerazioni generali, riportare anche un po' dei pezzi di esperienza, dei pezzi di vita, proprio perché, come ha ricordato il nostro Presidente, il professor Conte, a me è toccato di coordinare una scuola anche abbastanza grossa e di toccare con mano quanto sia difficile a volte in Italia, no? Lavorare sull'evoluzione, sulle cose innovative, come si sia un pochino sempre a pendolare tra delle ottime intenzioni, dei principi ben descritti, ben sanciti e il quotidiano filtrato da tutta una serie di burocrazie ministeriali e cose di questo genere, che spesso ti consegna un pacchetto deludente, un po' inaccessibile, che ti rende difficile fare le cose nei modi più semplici come a volte in altri sistemi si fa. Adesso questa può anche darsi che sia, come dire, semplicemente lo specchio di una frustrazione individuale, quindi non insisterò molto su questo, ma dirò qualcosa. Però devo partire dal dire che questo libro, che è molto ben fatto, è un libro utilissimo, perché percorrendo la storia della formazione dottorale in Italia, intanto ti aiuta a fare riaggallare la mente delle cose che finisci col dimenticarti col tempo, ma si parte dai provvedimenti urgenti del 73, c'è tutta una parte molto interessante sulla evoluzione legislativa del sistema universitario italiano, che ha sfiorato su alcune volte le questioni dottorate, si è occupata anche di molte altre cose, facendone vedere proprio le contraddizioni e anche gli spunti positivi. Io sono veramente d'accordo su questa idea che anche Alberto Conte accennava, che se c'è stata una figura che ricorderemo, una figura riformatrice negli ultimi 50 anni del sistema universitario italiano, questo è senza alcun dubbio Antonio Ruberti, una persona che aveva visto lontano sia sul terreno dei concetti dell'autonomia universitaria in senso vero, sia sulla visione europea, non a caso lui è un commissario europeo, sulla visione europea e sulla capacità di guardare lontano nei sistemi di alta formazione. E a volte però, vedete, queste cose qui, queste intenzioni ottime si scontrano poi e producono dei risultati che sono poi nel concreto abbastanza deludenti. Io ricordo la fase iniziale, negli anni 80, del dottorato di ricerca, ci sono alcuni colleghi, ormai colleghi neanche più giovanissimi, che sono stati dottorandi del primo ciclo, del secondo ciclo, che si partì, che ormai appunto non sono giovanissimi, ma che hanno subito delle esperienze quasi umilianti. Si lavorava, si confezionavano ricerche, si organizzava una tesi, la si scriveva, poi si partiva in treno, si andava a Roma a fare la fila in un alloggetto al Tuscolano, dove ci si presentava di fronte a una commissione che vedeva 50 persone in un giorno, era una cosa sostanzialmente burocratica, e lì era la fase culminante del dottorato di ricerca. Allora, noi siamo arrivati per ultimi al dottorato di ricerca, ma accidenti, cominciate così era veramente una cosa molto deludente, no? Cioè, si aveva veramente la percezione che non si capisse allora che questa era una cosa importante, che non era un passaggio, come in qualche modo fosse stata la libera docenza, in cui era una cosa individuale che andavi a giocarti, non ci sono passato, ma voglio dire, mi ricordo questi racconti e queste cose. E questa è una cosa diversa, questa è alta formazione ed è un momento anche altissimo nella propria formazione individuale, era ridotto veramente ad una cosa abbastanza poco decente, e di lì avanti ci è voluta molta fatica a portare il dottorato a degli standard che non sono ancora quelli europei, ma insomma cominciano ad assomigliarci un po'. Per esempio, le commissioni che esaminano molti candidati sono una caratteristica tipicamente italiana. Io a volte sono stato in difficoltà, a volte ho rifiutato di partecipare a delle cose in cui un mese prima mi dicono: vieni in una commissione di dottorato di ricerca, ci sono 7 candidati, ma come scherziamo, io mi devo esaminare 7 tesi in un mese, se voglio farlo seriamente non è possibile. La difesa, non a caso si chiama così nei sistemi europei, è un momento importante, è un momento in cui uno si gioca e va a difendere anche con l'energia del caso, il proprio lavoro, si confronta con degli studiosi che hanno seguito, hanno visto quel progetto lì e l'hanno esaminato bene. Allora, andare a
esaminarne 7-8 in un momento è proprio segno che poi queste cose non crei e sostituisci il momento burocratico al momento formativo. Si è passati anche di lì, forse era inevitabile. Le cose poi sono naturalmente migliorate, sono andate meglio, ma non è stata una cosa semplice. E anche adesso, anche negli ultimi provvedimenti, come dire, c'è sempre comunque questo riflesso condizionato che ti devono dettare i numeri, i numeretti, non più di 6, non meno di 4, no? Che e a mettere insomma delle gabbie e lacciacciuoli su una cosa che invece potrebbe essere estremamente più flessibile, senza rubare niente a nessuno, cioè pensare che si acceda al dottorato di ricerca comunque ancora adesso attraverso una graduatoria in cui c'è il primo, il secondo, il terzo e il decimo, io la trovo francamente un pochino umiliante. I metodi selettivi potrebbero essere ben diversi e in certe realtà lo sono. Allora, il libro di Nicola Vittorio Cerri, proprio perché ripercorre in una prima fase proprio l'evoluzione storica di questa idea, di questa prassi, secondo me è proprio di aiuto a farci riflettere, a farci vedere quello che abbiamo attraversato. Adesso le cose sono diverse, ma insomma, secondo me c'è ancora molto da lavorare. Io vorrei fermarmi a 2-3 esempi di cose specifiche e lì metterò dei pezzi di realtà che ho potuto osservare. E sono fondamentalmente le cose che andrei a toccare: la questione della internazionalizzazione, la questione dei rapporti con il mondo esterno, in particolare per quanto riguarda i miei settori, il mondo dell'azienda, anche della produzione, e la questione delle scuole, che mi sembra sia un'altra cosa centrale di questo tema. Allora, la questione dell'internazionalizzazione, di nuovo, rischia di essere uno di quegli slogan molto belli di cui ci si riempie la bocca in sedi ministeriali, non ministeriali, eccetera, e che poi di fatto si inverano in modi abbastanza deludenti. L'esperienza della scuola che ho avuto proprio l'onore di coordinare è stata proprio quella, sentire l'incoraggiamento a internazionalizzare, e abbiamo tentato di farlo in diversi modi, intanto tentando di mandare le persone fuori, spesso questo è veramente utile, ma tentando anche di avere degli studenti non italiani. Questa cosa viene contabilizzata, questo è l'aspetto antipatico: se tu hai tanti studenti stranieri, sei bravo, prendi più punti, prendi più soldi, ormai ci sono dei meccanismi di premialità, chiamiamola premialità, perché la premialità è che ti bastonano meno forte di quelli che bastonano meno forti buoni dei cattivi oggi, ma insomma. E però, come dire, questo innesca anche dei meccanismi un pochino drogati. Noi a un certo punto ci siamo trovati nella situazione di scegliere scientemente di ridurre i posti riservati agli stranieri, perché non ci arrivavano solo dei brillanti studenti tedeschi o colombiani, ma ci arrivavano dall'intero terzo mondo delle persone non qualificate alla ricerca di un piccolo salario, che per loro era un grande salario, ma ci siamo detti: con 3-4 persone all'anno non è che risolviamo i problemi di quelle aree. Quindi facciamo un'operazione fondamentalmente corruttiva, prendiamo qualche punticino in più, ma abbiamo delle persone con cui non riusciamo in fondo a dialogare. Allora l'internazionalizzazione si fa seriamente diventando attrattivi. Essere attrattivi non è facile nel sistema italiano, non è facile perché abbiamo i ritardi che abbiamo, abbiamo la burocrazia che abbiamo, abbiamo una lingua che non è appena, una lingua bellissima, ma si parla in 50 e qualche milioni di persone, non è una lingua che ha la latitudine dell'inglese, dello spagnolo o dello stesso francese. E poi, allora, di fronte a questi handicap, se tu vuoi essere veramente attrattivo, devi metterci qualcosa in più, devi avere qualcosa in più degli altri, allora dici: adesso è un'organizzazione perfetta, trasparenza, grande livello, e ci deve essere anche un sistema territoriale che ti aiuta, diciamo la verità. Io ho fatto una fatica ignoma dentro la nostra università, a fare delle cose elementari, per esempio a far sì che uno che arriva di fuori, dalla Spagna, dalla Colombia, dal Bangladesh, arriva a Torino per un mese, c'è un alloggio in cui andare, non deve disperarsi, e poi ci penserà se vuole andare sotto un ponte o se vuole andare in un 5 stelle. Cose di questo genere sono normali negli altri paesi, qui sono delle barriere quasi insormontabili in cui devi litigare, riunire, non fare. Eppure è questo che fa sistema le residenze universitarie fatte bene e non con dei bacci, lacciuoli, vincoli, eccetera. Insomma, l'internazionalizzazione è una cosa che va fatta sul serio. Allora, competere sulle terze scelte di sistemi universitari appena un pochino più scadenti del nostro è un'operazione priva di senso. È un'operazione priva di senso che fai solo perché te lo prescrivono, perché magari ti porti a casa qualche punticino più. L'internazionalizzazione è importante, ma si deve fare ad un certo livello. Se no, è meglio, secondo me, onestamente dire, non facciamo.
la questione dei rapporti con il mondo esterno. Allora, io sono di quelli convinti che la questione del dottorato non è più solo la questione della formazione dei quadri che verranno dopo di noi nel sistema universitario. È anche quello, questa è una cosa centrale, ma di nuovo se pensiamo in termini di paese, di sistemi generali, questo paese qui ha bisogno molto più di altri di salire nella qualità delle cose che fa. Questo ce lo dicono gli economisti, ce lo dicono i sociologi, ce lo dicono tantissime istanze. Allora noi non possiamo, abbiamo dei limiti in questo senso, abbiamo un sistema produttivo anche vivace, attivissimo, ma finché hai dell'azienda in media 10-15 persone in cui, figuriamoci, il dottore di ricerca, persino il laureato è visto come un soggetto pericoloso, chissà che pretese ha, eccetera, ecco, non si dà molto lontano. Diciamoci la verità anche su questo: in Italia il numero di imprese che ha come target, come obiettivo, il reclutamento di dottori di ricerca è ancora troppo basso. C'è stata, come dico, un'azione anche pedagogica, con molti aspetti anche interessanti, adesso dico qualche cosa, ma ancora non basta. Io sono convinto che i nostri dottori, si dice solo il 5% dei dottori di ricerca finisce in università, va bene, sarà poco, magari 10, ma non possiamo pensare di fare un sistema dottorale in cui il 90% o 100% stia nell'università, è una cosa priva di senso. I dottori di ricerca devono stare nelle case editrici, nell'amministrazione pubblica di alto livello, negli uffici studi di tutta una serie di istituzioni, devono stare nelle aziende pubbliche e private, perché è lì che poi si arricchisce. E questo viene detto molto chiaramente dai nostri autori, no? Perché tu porti un contributo di conoscenza, quello che non è stato uno studente per tre anni, ma è stato un ricercatore in erba, un early stage researcher, che porta delle competenze innovative perché si è misurato con dei progetti, con delle scelte, con delle cose. Il dottorato va fatto bene, ma va fatto mirando a questo, pensando al paese e non soltanto ai confini ristretti dei nostri atenei, che pure sono importantissimi. E allora, per fare questo, non è facile, intanto bisogna convincere il sistema e in questo senso superare le diffidenze è molto difficile. Lo può fare, ci può aiutare un po' la mano pubblica in questo senso. Allora qui noi abbiamo un po' di esperienze, di nuovo abbastanza, secondo me, positive nel complesso, con qualche contraddizione interna. Io sono sicuro che nel settore che mi riguarda un po' più da vicino, cioè dove ci sono anche degli sbocchi aziendali tipici, l'Unione Industriale che a Torino ha avuto un ruolo positivo, ha spaccato la testa sui iscritti dicendo: ma guardate che esiste il dottorato, esistono i dottori e sono importanti, eccetera. E l'istituzione pubblica si è mossa anche di nuovo un pochino come il discorso che facevo prima, con dei principi molto buoni e con delle applicazioni un pochino limitanti e utenti. Noi abbiamo avuto, nel periodo in cui ho coordinato questa scuola, due cose piuttosto importanti. Una direttiva dell'alta formazione dell'assessorato che si occupa di istruzione e di formazione professionale in Piemonte, che per la prima volta, credo forse per la prima volta in Italia, ha messo dei soldi, delle risorse, intendiamoci, gente che si è sempre occupato di apprendisti di basso livello nel sistema industriale, ha messo dei soldi sul dottorato di ricerca. Tempo fa lo fece sulle lauree triennali, le famose lauree professionalizzanti, eravamo negli anni 90 e negli anni 2000 soprattutto, ed è arrivato a mettere soldi sul dottorato di ricerca. Arrivando però poi a, come dire, esplicitare queste azioni con tutto, come dire, il combinato disposto della burocrazia europea e della rigidità di una certa burocrazia europea e di quella italiana e locale. Per cui alla fine ti trovavi in una gabbia per cui per spendere, diciamo, 100 euro in una cosa utile, ne spendevi 500 in cose che erano francamente abbastanza inutili. Corsi individuali, counseling, delle cose naturalmente tutto registrato assolutamente, registri completissimi, persino al minuto, tutto bene, ma poi scoprivi che uno, usare delle risorse per mandare una persona all'estero non si poteva fare, se andava in un sistema, in un istituto di ricerca o in un'università, lo potevi fare se andavi in un'azienda, ma non è banale dall'oggi al domani prendere uno e mandarlo in un'azienda all'estero. Noi siamo un ateneo generalista, non siamo una technical university, quindi abbiamo anche meno relazioni di quel genere, insomma si può fare, ma poi perché per esempio nelle aziende italiane si poteva mandare le persone ma non venivano sostenute, non venivano pagate, quindi per una serie di motivi, no? Tutti derivanti da regole, regolette, lacci e lacciuoli, come vi dicevo, che hanno di fatto, insomma, reso appunto meno redditizio di quel che poteva essere il 1,5 milioni di euro che la regione Piemonte ha avuto il coraggio di mettere su questa cosa. Quindi l'operazione dal punto di vista della bandiera perfetta, ha guardato 1 milione più sul dottorato di ricerca, però poi alla fine un po' deluso, insomma. L'esperienza più recente, e io ormai
sono fuori da questa scuola, faccio un po' di altri mestieri in questo periodo, anche piuttosto interessante è stata quella del dottorato in apprendistato. Qui c'è qualche elemento interessante in più, si tratta, qui è legato al discorso del dottorato industriale, non lo voglio aprire io, i nostri autori, Nicola Vittorio e Giampaolo Ceri ne parlano piuttosto bene. Sul dottorato industriale la questione di dibattito è molto aperto, magari qualcuno dirà qualcosa, ma qui si è trattato di convincere le aziende ad assumere come, diciamo, come apprendisti, il termine fa un po' sorridere quando uno pensa all'apprendista, normalmente si pensa, in piemontese si chiama il manoccio, l'uomo, l'uomo che il giovanotto che impara qualche cosa a livello pratico. L'apprendistato si sta estendendo anche ai livelli alti e questa esperienza la trovo abbastanza interessante, cioè l'azienda assume una persona che farà un dottorato di ricerca, lo farà lavorando in azienda soprattutto, ma in parte in Ateneo, c'è una tutorship accademica che non deve mancare naturalmente, e questa persona è pagata dall'azienda che però non paga tutta una serie di pesantissimi oneri sociali che ci sono, voi lo sapete in Italia, sostanzialmente gli paga lo stipendio. La regione, per incoraggiare questo, sostiene gli Atenei dando una cifra cospicua, abbastanza cospicua per ogni dottorando di questo tipo, per le spese di ricerca che affronta l'università, perché questo possa andare in giro, per i corsi particolari che può andare ad affrontare. Questo mi sembra già un'esperienza un pochino interessante, ma siamo ancora in piccolissimi numeri. Il nostro Ateneo ha avuto 7 di queste persone, che sono attualmente in questo momento 7 persone per aziende, insomma una cosa interessante, ma di nuovo bisogna crederci, può essere un embrione di cosa. Ci tenevo però a dirla qui, perché questo è anche un voglio dire un esempio di come poi si possono aprire delle prassi, perché è facile dire dobbiamo favorire il rapporto con le aziende, ma poi ci vanno anche degli strumenti, spesso gli strumenti sono imperfetti come questi, ma insomma tutto sommato abbastanza significativi. Ultima cosa e chiudo, la questione delle scuole o graduate school, no? Che ben viene affrontato molto bene dagli autori di questo libro. Allora, noi abbiamo fatto qui a Torino, nella nostra scuola, proprio un pochino sulla nostra pelle, questo esperimento di lanciare la scuola con certi criteri, con certi principi, e poi di vedercela trasformare con un atto, voglio dire, amministrativo dell'università, una scelta politica anche che l'ha trasformata in qualcos'altro. Nella prima versione, e questo è importante, era la scuola di dottorato che dava il titolo di dottore, dicendo abbiamo al nostro interno degli indirizzi informatici, chimici, fisici, eccetera, ma tu sei dottore della scuola di scienze di alta tecnologia. Il direttore della scuola e il gruppo, come dire, dirigente, cioè quello dei docenti, avevano veramente, come dire, dei poteri abbastanza importanti. I poteri di indirizzo, voglio dire, intendiamoci, non stiamo parlando di accademia, di bassa cucina accademica. Per esempio, che cosa abbiamo fatto con quell'esperienza? Siamo riusciti a produrre delle interazioni fra le varie casi, vari indirizzi, delle azioni interdisciplinari, secondo me sane, intelligenti, adesso io non sono un fanatico dell'interdisciplinarità, questa è di nuovo una parola cui ci si riempie la bocca, bisogna riempirla di contenuti. Ecco, ma quando c'è, è sicuramente positivo. Io ricordo che organizzavamo una scuola estiva in cui costringevo, fra virgolette, ma gran parte dei nostri dottorandi dei vari indirizzi vennero ad una scuola sull'energetica, fossero loro biologi, informatici, chimici, scienziati dei materiali o fisici, tutti insieme. Perché? Perché lì è un momento in cui si possono stabilire delle contaminazioni interessanti e positive che possono servirti a qualcosa per il domani. Insomma, avevamo dei gradi di libertà anche nella distribuzione dei posti ai vari indirizzi, a seconda delle necessità, e siamo riusciti, insomma, come dire, a uscire un pochino da quella logica del dottorato, che è come una cosa che non si vede negli Atenei. Io questo, una parentesi, ma lo trovo insopportabile. Quando ci sono le lauree del 3, noi abbiamo un 3 più 2 e forse un più 3. Allora, le lauree del 3 arrivano le nonne, le zie, i cagnolini, si mettono le corone da loro, c'è gente che suona. Il dottorato di ricerca finisce in un'auletta quasi sempre nascosta, con 3 o 4 persone che stanno lì ad ascoltare. Invece quella è la festa grande, in tutti i posti del mondo poi si fanno una festa, vanno a cena, si stappano le bottiglie, no? Mi è capitato di andare un pochino in giro. Trovo questa cosa veramente assurda e da rovesciare. Allora abbiamo tentato con questa scuola di dare anche un minimo di visibilità e di senso d'appartenenza. Abbiamo fatto delle cose, che ho fatto una cerimonia finale a fine anno in cui consegnavamo ufficialmente questo titolo, come per un po' così, come dire, con queste scene, le toghe, eccetera, che lasciano il tempo che trovano, ma danno
un pochino dell'idea che l'istituzione ti segue, che tu sei una parte importante di quella cosa lì e non un incidente di percorso. Per una serie di questioni legate soprattutto alla incapacità o alla non volontà in determinati settori di fondersi, di fondere dei dottorati e di ridurne il numero, l'università ci ha costretto tre anni fa a cambiare modello. Questo è un modello che cominciava a essere persino un po' copiato in Italia, e il modello è stato di tornare ai dottorati con tutto, come dire, il potere d'organizzazione interna ai singoli dottorati e la scuola con un cappello generale di cui davvero non si è più capita l'utilità. Io voglio dire, non dico questa cosa perché mi sono, come dire, sentito diminuito in questa cosa. Io continuavo realmente a lavorare come prima, ma capendo che non potevo più lavorare come prima. Perché, ad esempio, quello che noi facevamo nella scuola è di dire: guardate, questi sono gli indirizzi migliori. Nella nostra scuola i più bravi di tutti erano i fisici, perché avevano una tradizione di un rapporto con la scienza internazionale chiara, che veniva da lontano. Loro facevano membri stranieri nelle commissioni di giudizio, questi ragazzi giravano, eccetera. Quella è la stella, lì dobbiamo arrivare. Ed era una cosa utile per tutti. La gente è ripiombata nelle vecchie abitudini, in cui magari in certi settori meno capaci a confrontarsi a questi livelli, eccetera, si tornano alle vecchie come abitudini un po' nascoste. A me questo non è piaciuto, francamente. Ecco, la graduate school, se è soltanto un appello così organizzativo, non serve a nulla. Deve essere un qualche cosa che fa una politica sui reclutamenti, sulla formazione, sulle contaminazioni culturali, su tutto quello che volete. Allora, a questo punto io forse ho parlato anche troppo. Questa è stata un po' la nostra esperienza. Io credo che, ripeto, se ci dobbiamo battere per le scuole che sono scritte nell'ultimo decreto senza grande entusiasmo, ci sono, ma non è quello che potrebbe essere, tu lo noti molto bene, secondo me. Ecco, dobbiamo batterci forse, perché quello è l'ambiente in cui si può fare un discorso innovativo sull'alta formazione, compreso l'indirizzo, eccetera, non parlo di questo. Io ringrazio veramente gli autori di questo libro, perché qui dentro hanno messo molti pensieri intelligenti, ma anche una serie di notizie, una serie di cose che magari uno di noi magari sapeva, ma se, insomma, siamo anche a tempo passa, e io provvedimenti urgenti pure importantissimi del 73 li ho scordati veramente, adesso ho rifatto questo collegamento, le numero 100 eccetera. I dati sono molto precisi, c'è solo uno su cui posso esprimere un piccolo dissenso: non esiste un Monsieur Travet. Flaubert ne ha mai scritto, ma c'è un Monsieur Travet che era piemontese, Vittorio Ressezio, siamo nella seconda parte dell'Ottocento, politico, commediografo, economista, bellissima figura di intellettuale torinese che ha scritto questa commedia in lingua piemontese. Con questo chiudo.